Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Scusatemi se parlo piano, ma Alessandro sta dormendo e mi sa anche che fra un po' si sveglierà perché ormai è ora di pranzare. Sono tornata appunto con un nuovo video e in questo video voglio parlarvi degli acquisti che ho fatto ultimamente per Alessandro da H&M su Amazon e volevo anche darvi dei consigli su alcuni prodotti con cui mi sto trovando davvero davvero benissimo. E appunto per Alessandro. Il primo prodotto che vi voglio far vedere è questo biberon. Questo biberon è di mamma, innanzitutto la marca, potete vederla qui. È un biberon mamma ed è un biberon anticolica autosterilizzante. Io vi giuro, ragazze, non li cambierei con nulla al mondo. Alessandro si trova benissimo. E li ho consigliati anche ad alcune mie amiche e sono andate ad acquistarli anche loro. Hanno buttato via Kiko, hanno messo da parte Avent e sono passati a questi qui MAM. Perché oltre ad essere praticissimi, perché appunto sono autosterilizzanti, quindi non avete bisogno di liquidi particolari per la disinfezione e quant'altro. E appunto sono autosterilizzanti e sono anche anticolica. Poi hanno questo beccuccio che va si è svegliato. Ritorno dopo, ragazze, portate pazienza. Eccoci qui per un salutino veloce perché adesso il bimbo deve mangiare. Infatti poi mi vedrete con un altro biberon perché questo qua lo devo utilizzare adesso per fargli il biberon perché questo bimbo ha fame. Vero che hai fame? Vero che hai fame? Oddio, quanto sei bello, topolino. Fatti vedere e non nasconderti. Ciao! Ciao! Ciao, sorrisi! Allora, ragazze, come vi dicevo, Alessandro ha finito di mangiare, quindi vi faccio vedere questo. L'ho appena risciacquato e poi lo sterilizzo, così ve lo smonto e vi faccio vedere anche come funziona il discorso dell'auto sterilizzazione. Allora, come vi dicevo, e come potete vedere qui, ha una tettarella diversa dai comuni biberon. Questo va a facilitare, mi sembra, il fatto di appunto mangiare dal biberon e il passaggio dal seno al biberon. Perché, come potete vedere, ha questa forma in punta più larga e poi qui dove il bambino va a chiudere la bocca si stringe. A differenza magari di quelli Kiko, che magari per chi di voi ha presente, hanno la tettarella a forma cilindrica e da quello che mi dicono le altre mamme, il bambino ha anche più difficoltà a tirare perché sapete che prima di dare il biberon al bambino si assaggia, io non lo provo nel polso, lo assaggio per sentire appunto la temperatura e si fa veramente fatica a tirare il latte, invece qui il latte esce tranquillamente. Adesso poi ho cambiato le tettarelle, sono passata alla tettarella numero 2 che è quella dai 2 mesi fino ai 4 mesi e ho già acquistato anche le successive tettarelle. Allora, per il discorso dell'autosterilizzazione cosa bisogna fare? Basta svitare, questo è appunto il fondo che è tra l'altro ventilato per il discorso dell'anticolica. Si mettono 20 ml di acqua, si svita il coperchietto con appunto la tettarella, si mette qui sopra dopo aver appunto messo l'acqua, si chiude il biberon, non chiudetelo del tutto, sennò poi quando dovete tirarlo fuori dal microonde vi bruciate e non riuscite ad aprirlo, e sopra si mette il tappino. Si mette in microonde così 3 minuti e il biberon è sterile. Niente di più facile, niente di più pratico. Io veramente non li cambierei con nessun altro tipo di biberon. Volevo appunto leggere cosa c'è scritto. Allora, c'è il tappo protettivo che è a prova di perdita per la massima igiene. Funziona come un pratico misurino grazie alla scala graduata. Ah, ecco, mi ero dimenticata di dirvi, questo c'è appunto anche il misurino. La tettarella in silicone setta è un silicone morbido e brevettato per una sensazione piacevole e familiare durante l'assunzione. La forma simmetrica si adatta perfettamente alla bocca del bambino in qualsiasi posizione.
Poi ci sono appunto le aperture ampie per una pulizia facile e veloce, facile da riempire, e la base ventilata che vi dicevo aiuta a ridurre le coliche dell'80% ed è appunto ventilata per un flusso di latte costante e uniforme. Infatti Alessandro ha fatto 2 mesi domenica, non mi ha mai fatto una colica, mai nemmeno una. Nella scatolina avete appunto anche il riquadro dove viene spiegato come fare per la sterilizzazione. Ecco, quindi ragazzi, io vi stra consiglio il biberon Mam e anche i Allora, ciuci. Alessandro sta utilizzando questo qua, mi sono arrivati appunto da Amazon. Adesso questo lo devo sterilizzare. Come vedete, ha anche un forellino dove può entrare un po' di saliva. Quindi state attente se li prendete quando li sterilizzate a fare fuoriuscire l'acqua in eccesso. Allora, il biberon vi arriva con questa scatolina che appunto contiene il ciuccetto. Voi per sterilizzare il ciuccio cosa dovete fare? Prendete la scatolina, inserite un po' d'acqua, qui c'è segnato il livello fino appunto dove riempire. Mettete giù il ciuccetto, chiudete e va in microonde 3 minuti. Se avete più biberon o più ciuccetti da sterilizzare, il bello è che per un ciuccetto o per un biberon ci vogliono 3 minuti. Se aggiungete, mettete due ciuccetti, tre ciuccetti, andate ad aumentare di 1 minuto per ogni ciuccetto. Questo qua è studiato per non creare problemi a livello dentale del bambino e anche del palato. E lui si trova benissimo, è piccolino e ecco il contro dell'essere piccolino è che se non avete un portasucchietto magari fate fatica a trovarlo, se lo perde nella culla, ma è l'unico contro che riesco a trovare perché sono veramente fantastici e Alessandro si trova da Dio e io anche. Poi sempre mamma i copricapezzoli che io ovviamente non utilizzo più perché non ho allattato più, sono fatti in questo modo. Vanno appunto appoggiati sul nostro capezzolo e aiutano il bambino ad attaccarsi. Poi hanno queste ventose che si attaccano al seno e quindi non si muovono. E anche questo, no, questo no, questo va sterilizzato bollendolo. Infatti vedete che è diventato bruttino perché appunto lo bollivo per sterilizzarlo. Bene, proseguo con il video perché altrimenti qua ragazze verrà un libro, verrà un video lungo 2000 ore, perché sapete bene che quando comincio a raccontarvi le cose io mi perdo. Se mi sono dimenticata di dire qualcosa, se avete curiosità su questi prodotti che vi ho fatto vedere, come sempre lasciate un commentino qui Continuo. sotto facendovi vedere altri prodotti che ho appunto acquistato. E ho acquistato questo termometro auricolare della Koenig, appunto ad infrarossi. L'ho provato ieri giusto per sfizio perché appunto mi era appena arrivato e devo dire che è praticissimo e semplicissimo da utilizzare. Allora ve lo apro così vedete un attimino. Qui dentro c'è il libretto con le istruzioni e una pochettina in ecopelle, dove eventualmente potete tenerlo. Questo è il termometro e qui ci sono i coperchietti, diciamo, da mettere per coprire la testina qui. È semplicissimo da utilizzare, questo costa 10 euro. Ah, mi sono dimenticata di dirvi i prezzi dei prodotti, ma vi lascerò tutto qui nell'info box. Questo è costato appunto 10 euro e rileva la temperatura in 1 minuto, scusate, in 1 minuto, in 10 secondi o in 1 secondo, aspettate, sto dicendo tante di ecco, Pelle. magari leggo. Termometro di infrarossi per orecchio con lettura in 1 secondo e memorizzazione delle ultime 10 letture, ecco, in 1 minuto, in 1 secondo vi rileva la temperatura, quindi non dovete star lì a rompere le scatole al bambino perché in 1 secondo vi rileva la temperatura e funziona benissimo perché appunto l'ho utilizzato. L'ho acquistato perché il 10 di dicembre dovrò andare con Alessandro a fare i primi vaccini e mi è arrivato a casa il libro del Ministero della Salute dove sono spiegati appunto i vari vaccini che deve fare
e cosa comportano, e sicuramente gli verrà un po' di febbrina, quindi ho comprato il Allora, termometro. Guardate, ho qua i prezzi, quindi ve li dico subito. Il termometro Koenig l'ho pagato 10,53 euro. Per quanto per riguarda invece i biberon, io quando li ho acquistati appena uscita dall'ospedale, li ho pagati 9 euro, ho pagato il ciuccio 9,90 euro di uno. E il biberon mi sembra attorno a 10,50 euro, mentre su Amazon li ho pagati il ciuccio, due ciucci in silicone 10,24 euro di due, e due biberon anticolica da 2,60 euro, la confezione appunto doppia, 10,24 euro. Poi invece le tettarelle, che ne ho acquistate 8, 4 di misura 2 e 4 della misura 3, che appunto sarà quella dei mesi successivi, ho pagato di due confezioni 18,44 euro, quindi di 8 tettarelle. Di 8. Di 8 tettarelle, brava Noemi. Ecco, così vi ho detto anche i prezzi, che se poi magari mi dimentico di segnarle nell'info box avete tutti i riferimenti. Continuiamo con lo shopping del baby. Allora, siamo andati da H&M perché gli dovevo comprare dei pigiamini, perché mi sono accorta che se gli metto sul pigiamino quello di spugna o di ciniglia, la mattina si sveglia grondante, tutto bagnato. Allora sono andata a prendergli dei pigiamini leggerini da H&M. Allora, purtroppo due non ve li posso far vedere, uno perché stamattina Alessandro si è svegliato e ha fatto un piccolo vomitino, ha rigurgitato nel pigiamino, e l'altro perché è in lavatrice. Quindi vi faccio vedere il resto, che comunque vedrete nelle foto, anzi, credo di aver già pubblicato delle foto con i completini che mancano. Allora, ho preso altri due body di questi qua, maniche lunghe. E poi altri due me li ha regalati mia mamma. Uno ce l'ha su Alessandro, è a grigio con le righette nere, e invece questo, cioè, non potevo non prenderglielo questo. È troppo bello. E appunto questo body qua, già utilizzati, strautilizzati. Poi gli ho preso questo pigiamino qua, che ho già pubblicato una foto, più foto mi sa, anche su Instagram. Questo pigiamino qua, che a dire la verità, questo qua è costato attorno ai 20 euro, meno di 20 euro, e c'è questo pigiamino qui, questo berrettino qua simpaticissimo, e l'altro completo appunto, quindi body e pantaloni, che appunto aveva su stamattina, ed è costato sui 18 euro, mi sembra, comunque meno di 20 euro. C'ha i coniglietti e la scrittina qui, mini bunny, uguale al berrettino. Sì, e ce n'è, ho visto che ha questa cosa di mettere i berrettini nei pigiamini. Alessandro non li sopporta, cioè, glielo metti su 2 minuti massimo e dopo comincia ad urlare. Il berrettino te lo tieni su solamente se vai a passeggiare. Allora, come compromesso, tieni sul berrettino. E poi ho preso questo pigiamino qui, che è appunto fatto con il body, che c'è scritto mamma e papà uguale me, mamma più papà uguale me, e ci sono anche i due animaletti lì. E questi sono i pantaloncini, tutti colorati. Sono troppo belli, abbinati a questo berrettino con le orecchiette. Cioè, ma guardate quanto sono belli! Peccato che non li sopporto, se no io lo manderei a letto col berrettino. Povera Stella della mamma. Poi ne ho preso un altro, magari in qualche video ve lo farò vedere. C'è la civetta. Allora, il body bianco con la civetta azzurra e verde disegnata qui. E i pantaloni come questi, però solo di due tonalità, verde chiaro e verde scuro, con il berrettino uguale. Sono troppo belli questi completini. Se magari avete l'applicazione nel telefono di H&M, li vedete sicuramente. E ce n'era un altro, che volevo prendergli anche quello, che aveva appunto questo animaletto qua, che è un procione,
sto procione qua con i pantaloni mi sembra fossero di due tonalità sul marrone, però purtroppo non c'era la Questi taglia. sono gli acquisti da H&M per lui, poi mi sono presa un paio di maglie per me e una per Manuel, perché poi ultimi prodotti di cui vi voglio parlare, ragazze, ma sono le chicche secondo me. Allora, uno è questo qui, che è il profumo dei piccoli dell'erbolario. Allora, siccome durante il corso preparto e anche in un libretto che mi appunto mi ha dato del Ministero della Salute c'è scritto di evitare di mettere profumi, creme, perché magari possono dare fastidio al bambino appena nato, io avevo acquistato questo prodottino qua, però non ve l'ho mai fatto vedere. Ed è appunto il profumo dei piccoli dell'erbolario. È un tonico, infatti ne mettete un pochino nella mano e glielo mettete qui sul collo. Oppure io l'ho comprato per metterlo a me, così non gli davo fastidio, cioè è un profumo che comunque non gli dà fastidio perché è studiato apposta per i bambini. Ed è un profumo, aspettate che vi leggo, un profumo che contiene fiori d'arancio e camomilla. È totalmente privo di alcol ed arricchito di elementi vegetali addolcenti. Uso, aspergete delicatamente l'epidermide del bambino con poche gocce di prodotto. È veramente buonissimo, infatti l'ho regalato anche a un'altra mamma, come pensierino appunto che gli è nata la piccolina, ed è veramente buonissimo, è delicatissimo. Io poi me lo metto addosso con il contagocce, mi sono comprata il contagocce in farmacia, me lo sono anche andata su per il naso, ed è veramente buonissimo, delicatissimo. Se passate dall'erbolario, annusatelo, perché veramente Oh, lo gli conosco. ultimi due prodotti di cui mi sono innamorata, l'avete visto anche magari, credo sì, l'abbiate visto nel videoblog, una giornata da neogenitori, avete visto il campioncino e non ho resistito, sono andata a prenderli anche perché avevo finito il detergente per Alessandro e utilizzavo il Dermogella, adesso sono passata a questi che sono completamente naturali. Cosa sono? Allora, sono il bagno shampoo, il baby bagno shampoo fiori di cotone della Nature e la baby crema lenitiva sempre fiocchi scusi a chi scusatemi, fiori di cotone hanno un profumo allucinante, ma persiste tantissimo e sono al 98% 99% vegetali, adesso ve lo leggo, naturali comunque, sono bio, li ho acquistati su un sito che mi sembra si chiami www.lamierboristeria, qualcosa del genere, e costano lo shampoo 10 euro, invece la crema lenitiva 12. Me lo ricordo perché mi sono arrivati ieri. Sono ragazze fantastici. Ieri ho lavato, abbiamo fatto il bagnetto da Alessandro, ho utilizzato per la prima volta appunto questi e oggi, adesso che l'ho preso in braccio, ha ancora addosso questo profumo. È qualcosa di meraviglioso. Allora, vediamo un po' che vi leggo qui cosa c'è scritto. Allora, nel rispetto dell'ambiente e della pelle, tutti i prodotti naturali non contengono parabeni, paraffina, oli minerali, OGM, SLS, SLES, DEA, accessori di formaldeide. Allora, io non sono una che va tanto a vedere le cose bio, però per il bimbo, insomma, cerco di utilizzare meno schifezze possibili. Poi c'è scritto che il 97% del totale degli ingredienti sono di origine naturale, il 99% del totale degli ingredienti vegetali è di agricoltura biologica. Magari chi di voi si intende di queste cose qua, se volete, questi qui sono gli ingredienti.
magari guardate un attimino e poi ditemi sì, se effettivamente sono completamente naturali oppure se in realtà l'inci fa schifo, ma non credo, insomma. Io vi dico, li ho scelti appunto perché sono naturali, ma li ho scelti prevalentemente per la profumazione, perché cioè, è un qualcosa di indescrivibile. Questa è la confezioncina del baby shampoo, che tra l'altro poi si può utilizzare anche per il corpo, ma è da un profumo pazzesco, pazzesco. Vediamo un po' se c'è scritto la profumazione. Allora, quando la natura incontaminata abbraccia i candidi fiori di cotone, si svela l'incantesimo, un magico fiore puro e delicato che si prende cura della pelle del bambino con infinita dolcezza. Baby bagno shampoo, una formula specifica per detergere con la massima dolcezza la pelle e i capelli del tuo bambino. La sua soffice schiuma rimuove delicatamente le impurità rispettando il pH naturale della pelle del bambino. Olio di cotone, olio di mandorle dolci assicurano un'efficace azione emolliente e protettiva. Camomilla e amamelide rinfrescano e attenuano gli arrossamenti, non irrita e non brucia gli occhi. È stato, ragazze, un piacere ieri fare il bagnetto, perché lui rideva, si vede che non so, magari piaceva anche a lui. Lui rideva, stava lì, non voleva più uscire dall'acqua. È stato qualcosa di meraviglioso. Mi stavo guardando attorno, mi sembra, ragazze, di avervi fatto vedere tutto. Questi sono appunto i prodotti che ho acquistato ultimamente su Amazon, H&M, l'erbolario e basta. Se avete qualche domanda, qualche curiosità, scrivetemi che io sono contenta di rispondervi. Vi ringrazio tantissimo per i commenti che ho ricevuto sotto ogni singolo video che ho fatto ultimamente. Sto tentando di rispondervi, però con sto coso qua di Google Plus che non ci capisco niente. Credo che i prossimi video saranno o il videovlog tanto atteso, o magari un tutorial, perché ho un ombretto vecchio, cioè nel senso non è una novità, ho un ombretto di neve che sto riscoprendo, che mi piace tantissimo, magari vi sgnaccherò lì un bel video tutorial. E niente, per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!